passiamo adesso nel di dentro della transizione digitale con l'intervento a cura di Massimo Cascone, dottore in giurisprudenza, giornalista indipendente, autore su Come Don Chisciotte e membro fondatore del coordinamento No Green Pass Napoli. Grazie a tutti, grazie per essere qui, grazie a Maurizio Martucci per avermi invitato, nonché ovviamente a tutti i membri dell'Alleanza Italiana Stop 5G per questo convegno. Il mio contributo di oggi, come potete leggere, si incentra sull'analisi storica di come il processo di digitalizzazione si è sviluppato in Europa a partire dal 2010, quindi gli ultimi 13 anni, per poi arrivare alle prospettive dell'Agenda 2030. Per farci ho preparato quindi queste diapositive e nella prima e nell'ultima diapositiva potete trovare la mia mail, quindi chiunque vorrà mi potrà scrivere e riceverà le diapositive stesse. Questo è utile sia per una maggiore comprensione dell'argomento sia anche per una successiva sua diffusione. Per analizzare il fenomeno io sono partito da tre documenti chiave all'interno dell'Unione Europea, tutti e tre pubblicati dalla Commissione Europea. Un'agenda digitale europea del 19 maggio 2010, plasmare il futuro digitale dell'Europa del 19 febbraio 2020 e bussola per il digitale 2030, il modello europeo per il decennio digitale del 9 marzo 2021. Questi sono tre documenti, sono tre comunicazioni che la Commissione europea ha rivolto alle altre istituzioni europee allo scopo di fissare appunto il percorso digitale da compiere negli anni, nonché gli indirizzi precisi entro cui svilupparlo, che quindi poi è quello che accade sotto i nostri occhi. C'è quindi una certa intraprendenza da parte della Commissione europea nel modellare la società e dobbiamo chiederci perché ciò è affidato a lei. Ebbene, la Commissione è una delle tre istituzioni principali dell'Unione europea, come sappiamo, che oltre a detenere il potere esecutivo ha competenza esclusiva di iniziativa legislativa. Quindi è lei che elabora le proposte per quanto riguarda le nuove normative europee. Con le sue comunicazioni, quindi, non solo stabilisce che trasformazioni devono avvenire, ma anche in che modo devono avvenire, indirizzando l'agenda legislativa di Consiglio e Parlamento. Inoltre controlla come vengono spesi i fondi dell'Unione Europea, potendoli quindi indirizzare verso un progetto piuttosto che un altro. Vedete quindi che manca completamente all'interno dell'Unione Europea un dibattito veramente democratico, in quanto l'organo elettivo, il Parlamento Europeo, non può decidere su cosa legiferare. Tutto è affidato alla Commissione, ai cui membri è inoltre richiesta la massima indipendenza rispetto ai governi nazionali che li indicano. E questo è uno dei problemi principali per cui possiamo dire che appunto i cambiamenti vengono imposti dall'alto, perché l'organo elettivo europeo non decide su cosa legiferare. Partiamo quindi con la prima comunicazione, un'agenda digitale europea del 19 maggio 2010. Ora, come ricorderete, nel 2010 a livello mondiale eravamo in una lenta fase di ripresa dalla crisi economico-finanziaria scoppiata in America nel 2007-2008 e diffusasi ovviamente ovunque e in Europa, che è uno dei principali partner americani. Per far fronte alle conseguenze di questa crisi economica e per uscire il prima possibile dal problema, la Commissione europea lancia nel marzo del 2010 la strategia Europa 2020, composta da 7 iniziative faro. Nel campo della digitalizzazione, individuata come strumento necessario per ottenere vantaggi socio-economici, abbiamo quindi la pubblicazione di questa comunicazione, Agenda Digitale Europea, con cui la Commissione stabilisce le tappe da raggiungere nel decennio successivo. Quindi nel campo del digitale vengono individuati 3 macro obiettivi: sviluppare un mercato unico digitale, quindi eliminando quelle barriere commerciali e garantendo la libera circolazione dei dati, creare un'infrastruttura a banda larga accessibile a tutti gli europei, quindi internet super veloce, aumentare l'interoperabilità tra gli stati per far progredire nello sviluppo digitale tutti i paesi contemporaneamente. Per raggiungere questi obiettivi viene individuato come centrale l'utilizzo delle TIC,
ovvero tecnologie dell'informazione e della comunicazione, individuate come la chiave per digitalizzare la società. E infatti cosa comprendono le TIC? Quando parliamo di TIC parliamo di dati che quotidianamente produciamo, nonché informazioni che da questi dati vengono ricavate, device hardware e applicazioni software necessarie ovviamente al funzionamento, le procedure informatiche, nonché le identità, quindi le utenze personali che interagiscono con l'ecosistema digitale creato dalle TIC. Mettendo quindi in connessione questi elementi all'interno dell'ecosistema digitale, avviene la trasformazione sia dei rapporti tra i cittadini, sia dei rapporti tra cittadini e istituzioni. Quindi le TIC rappresentano il know-how necessario per poter digitalizzare la società. Con questa comunicazione del 2010 inizia quindi ufficialmente il processo di digitalizzazione in Europa e fioriscono nel corso del decennio una serie di piani, di progetti, di iniziative volte appunto a procedere secondo le linee fissate dalla Commissione. E qui abbiamo alcuni esempi, ovviamente un elenco non esaustivo. Potete vedere che nel 2011 viene pubblicato l'e-Government Action Plan, rinnovato poi nel 2016, volto alla trasformazione dei servizi pubblici digitali. C'è l'e-Health Action Plan del 2012, che invece ha come focus l'implementazione della telemedicina nei sistemi sanitari europei. Viene istituito nel 2014 il programma Horizon 2020, che è uno strumento finanziario nelle mani della Commissione, volto a investire in ricerca e innovazione delle TIC. Nasce nel 2016 l'iniziativa denominata Digital Skills and Jobs Coalition, volta ad aumentare le competenze digitali dei cittadini europei. Dopodiché, sempre nel 2016, si parla di un primo piano volto a promuovere il 5G in Europa. E poi forse una delle cose più importanti, diciamo, sotto i nostri occhi, nel 2014 viene pubblicato il regolamento EIDAS, Electronic Identification, Authentication and Trust Service, il cui obiettivo è fornire la base di partenza per la digitalizzazione delle identità dei cittadini europei. E infatti vediamo che questo regolamento, che è un regolamento del 2014, 910 del 2014, fa sì che nasca ufficialmente a livello istituzionale quel processo di digitalizzazione delle identità, che ha lo scopo non soltanto di esortare gli stati a procedere allo sviluppo di questi sistemi di identità digitale, ma anche a renderli tra di loro interoperabili affinché possano essere utilizzati su tutto il territorio comunitario. È un regolamento, come detto, e quindi è direttamente applicabile in tutti gli stati dell'Unione Europea senza necessità di atti di recepimento, ed è quindi un modo per uniformare il diritto degli stati nazionali alla volontà della Commissione Europea. Vengono stabiliti 3 livelli di garanzia per quanto riguarda l'identificazione digitale e dopodiché viene stabilito in che modo questi sistemi nazionali interagiscono tra di loro e sono interoperabili. Ebbene, allora ogni Stato adotta i propri sistemi, ovviamente in base a quelle che sono le linee guida fissate dalla Commissione, e dopodiché notifica questi sistemi adottati alla Commissione stessa. La Commissione controlla che sono stati rispettati i parametri da lei stabilita e dopodiché pubblica quel sistema identificativo all'interno di un elenco. Quindi se il sistema identificativo è nell'elenco vuol dire che è interoperabile in tutti i paesi dell'Unione Europea. Come vedete c'è un asterisco, si vede, sì, perché ad oggi questo regolamento è in fase di revisione e dopo lo approfondiremo. Cosa accade quindi in Italia dopo il 2010, dopo la pubblicazione di questa comunicazione? Nasce l'agenda digitale italiana nel 2012 sotto il governo Monti, che ricalca ovviamente quelli che sono gli obiettivi dell'Unione Europea, della Commissione Europea, quindi diffusione della banda larga, digitalizzazione dei servizi pubblici, sviluppo di competenze digitali, digitalizzazione delle imprese. E da questo documento poi derivano ovviamente una serie di iniziative e progetti. Spicca nel 2012 la nascita dell'Agenzia per l'Italia Digitale, AGID, che è l'agenzia che si occuperà da quel momento in poi della digitalizzazione in Italia. Dopodiché nel 2012 viene istituito il fascicolo sanitario elettronico, nell'ottica appunto della digitalizzazione della sanità,
Nel 2014 nasce il Sistema Pubblico di Identità Digitale Italiano, lo SPID. Tra gli altri esempi, poi vediamo che nel 2016 nasce anche il sistema di pagamento elettronico PagoPA per i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Soffermiamoci velocemente sullo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale Italiano. Lo SPID è un sistema di identificazione digitale costituito da una coppia di credenziali, username e password, che permette ai cittadini di entrare in contatto con la pubblica amministrazione, con i servizi della pubblica amministrazione, che contemporaneamente ovviamente sono stati digitalizzati, quindi c'è un doppio binario: digitalizzazione della pubblica amministrazione, digitalizzazione dell'identità dei cittadini. Lo SPID è gestito da privati su concessione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, infatti la maggior parte di noi ha come SPID quello delle Poste Italiane. Ha una serie di caratteristiche che ovviamente sono necessarie per poter garantire la sua diffusione, quindi gratuità, sicurezza, interoperabilità, tutte caratteristiche dettate dalla volontà di renderlo funzionale in tutti i paesi dell'Unione Europea. Anch'esso prevede tre livelli di garanzia, ovviamente in base a che tipo di servizi deve svolgere nei confronti della pubblica amministrazione. Allora, come ricorderete, all'inizio ho detto che il processo di digitalizzazione in Europa nasce per far fronte alla crisi economica del 2007-2008, con quelle sette iniziative faro lanciate dalla Commissione europea. Nel grafico in blu c'è il PIL europeo e in verde c'è quello italiano, non so se si distinguono i due colori. Come potete vedere, abbiamo una fase di flessione dal 2007 al 2009, che appunto è la fase di crisi. Abbiamo una lenta risalita fino al 2010, dopodiché una nuova flessione nel 2012, dopodiché c'è una risalita fino al 2019 e poi il periodo Covid. Quindi, come potete vedere, quelle sette iniziative faro, tra cui quella della digitalizzazione, non hanno mai riportato il PIL europeo ai livelli precedenti, ma nonostante ciò ovviamente la digitalizzazione era iniziata. Quindi, come diceva prima Ilaria Bifarini, questa regola dello shock permette di modificare il nostro stile di vita senza aver portato quei benefici promessi quando vogliono, diciamo, iniziare questi processi. Passiamo ora ad analizzare la seconda comunicazione della Commissione, pubblicata il 19 febbraio 2020, Plasmare il futuro digitale dell'Europa. Questo è un breve documento di 16 pagine rispetto agli altri due, nel quale la Commissione stabilisce i diktat fondamentali rispetto al rapporto con le altre potenze mondiali. In particolare la Commissione sottolinea che è necessaria un'indipendenza dal know-how hardware e software degli altri paesi. Infatti leggiamo nel documento che l'Unione Europea deve diventare un attore digitale forte, indipendente e risoluto. Per riuscirci, scrive la Commissione, il processo di digitalizzazione deve operare nei successivi 5 anni su tre direttrici: tecnologia al servizio delle persone, un'economia equa e competitiva, una società aperta, democratica e sostenibile. Che belle parole. Perché dice questa cosa? Ce lo spiega. Perché se non ci si concentra sull'affidabilità, il processo fondamentale della trasformazione digitale non può riuscire. Questo lo ritroviamo alla pagina 3 del documento. Quindi praticamente confessano che se il processo di digitalizzazione non è gradito ai cittadini, si arresta, non procede secondo le linee che la Commissione ha dettato. Questo documento è stato pubblicato il 19 febbraio del 2020, quindi poco prima dello scoppio della pandemia, della psicopandemia in Europa. Quindi siamo all'alba di quella che poi sarà un utilizzo distopico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che saranno ovviamente utilizzati come strumenti di controllo e sorveglianza. Quindi l'ipotesi è che loro avessero bisogno di scrivere qualcosa che facesse da controbilanciamento rispetto a quanto poi sarebbe accaduto nei successivi mesi. Vengono inoltre individuate delle azioni che la Commissione metterà in atto, come potete vedere nel lato destro della diapositiva. Non si parla più di 5G, ma si parla addirittura di 6G, si parla di revisione appunto del regolamento EIDAS, di cui parleremo dopo, si parla di un formato unico per quanto riguarda le cartelle cliniche dei cittadini europei,
nonché dell'interoperabilità ovviamente del settore pubblico e così via. Quindi questo documento, plasmare il futuro digitale dell'Europa, questa seconda comunicazione che spesso non viene considerata fondamentale, secondo me invece è molto interessante, soprattutto sia per il rapporto tra l'Unione Europea e le altre potenze, in un'ottica quindi di equilibri geopolitici, perché si sottolinea l'importanza di un'Europa leader della digitalizzazione, conformemente agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. E dopodiché, per la prima volta, dopo la pubblicazione nel dicembre del 2019 del documento Green Deal europeo, trasformazione digitale e trasformazione green vengono definite indissociabili. Passiamo infine al terzo documento, la terza comunicazione della Commissione europea. Questo viene pubblicato il 9 marzo 2021, bussola per il digitale 2030, e hanno anche provato a disegnarla, come potete vedere. E questo documento, nella prima pagina, nella prima riga, sottolinea l'importanza della pandemia nello sviluppo e nella diffusione delle tecnologie digitali. Quindi ritorniamo ancora una volta alla regola dello shock, una pandemia per implementare l'utilizzo del digitale. Il documento fissa gli obiettivi da raggiungere entro il 2030 per perseguire ovviamente la piena sovranità digitale europea. E bisogna concentrarsi su quattro punti cardinali, come appunto sottolinea la bussola. Una popolazione dotata di competenze digitali e professionisti altamente qualificati nel settore, infrastrutture digitali sostenibili, trasformazione digitale delle imprese, digitalizzazione dei servizi pubblici. Prima di scendere nel dettaglio di questi punti, mi soffermo velocemente a spiegare da dove vengono i fondi per questo processo di trasformazione. La bussola digitale 2030 riceve i fondi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, che ovviamente è gestito dalla Commissione. Questo dispositivo è entrato in vigore il 19 febbraio 2021 per finanziare gli Stati successivamente alla crisi economica dovuta alla pandemia. Ed è un elemento centrale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, del piano Next Generation Europe, un fondo dal valore di 750 miliardi di euro approvato nel 2020 dal Consiglio europeo. Quindi nel 2020 il Consiglio europeo approva il Next Generation Europe, 750 miliardi. Buona parte di questi 750 miliardi vengono destinati al dispositivo di ripresa e resilienza. Questo dispositivo prevede che le somme vengano elargite ai singoli stati che devono, ognuno di loro, produrre un proprio piano di ripresa e resilienza nazionale. Ovviamente un piano che è basato sulle linee guida della Commissione, quindi trasformazione green, trasformazione digitale, crescita intelligente, salute e resilienza economica, politiche per la prossima generazione. E tramite questi documenti sappiamo che gli Stati si sono impegnati a destinare il 37% dei soldi che ricevono dal dispositivo a favore del cambiamento climatico e il 20% a favore della trasformazione digitale. Quindi vi ricordate quando noi in televisione in piena pandemia vedevamo quei grafici a torta che spiegavano a cosa erano destinati i fondi del PNRR e ci chiedevamo perché pochi soldi alla sanità e molti soldi al cambiamento climatico, alla rivoluzione digitale? Perché gli Stati si erano impegnati a destinare ampie quote di questi soldi proprio per queste trasformazioni sociali. Ma c'è di più, perché nonostante i target da raggiungere erano il 37% per il cambiamento climatico e il 20% per quanto riguarda la trasformazione digitale, la media europea ci dice che addirittura sono state riversate somme maggiori a favore di questi due obiettivi, quasi il 49% per il cambiamento climatico e oltre il 25% per quanto riguarda la rivoluzione digitale. E quindi questo grafico vi fa capire quali sono le tendenze volte a trasformare la nostra società e quanto esse siano sponsorizzate anche a livello economico. Ritorniamo quindi ai quattro punti cardinali della bussola 2030. Abbiamo detto competenze digitali, quindi secondo la Commissione europea
abbiamo bisogno di aumentare le competenze tanto di base che professionali, addirittura arrivando ad avere ben 20 milioni di esperti nel settore delle TIC entro il 2030. Ciò ovviamente per eliminare la nostra dipendenza dal know-how estero. Dopodiché abbiamo infrastrutture digitali, quindi la necessità sia di avere una connettività molto maggiore e molto più veloce, sia una capacità di elaborazione dei dati molto più ampia, questo perché lo stesso documento ci dice che al 2021 il 90% dei dati europei è gestito da compagnie americane, sia per quanto riguarda la produzione di hardware, questo perché sempre il documento ci dice che al 2021 solo il 10% dei microchip utilizzati in Europa sono prodotti in Europa. Quindi per la Commissione è fondamentale che l'Unione Europea, che l'Europa, si doti di una propria sovranità digitale, tanto nel know-how, tanto nell'hardware che nel software. Il terzo punto riguarda le imprese che devono essere trasformate, ovviamente, digitalmente. Se le piccole e medie imprese vogliono sopravvivere nel grande mercato digitale europeo, devono digitalizzarsi. Quindi, quando si parlava di distruzione creativa, quando Mario Draghi parlava di distruzione creativa, parlava di un concetto molto chiaro: o ti digitalizzi o perisci e qualcuno molto più giovane e al passo coi tempi ti sostituirà. Servizi pubblici digitali, il quarto punto, viene coniato il termine government as a platform, quindi il governo come una piattaforma con cui i cittadini devono interagire con le proprie identità digitali, e infatti scrive la Commissione: entro il 2030 il quadro dell'Unione Europea dovrebbe aver portato a un'ampia diffusione di identità digitale affidabile e controllata dagli utenti, consentendo a ciascun cittadino di controllare le proprie interazioni e la propria presenza online. La Commissione ci fornisce anche uno schema degli obiettivi, quindi 20 milioni di esperti, convergenza di genere, ovviamente perché sia la convergenza di genere sia la resilienza sono parole che trovate sempre quando analizzate questi documenti, 80% di competenze di base per quanto riguarda la popolazione, per quanto riguarda le infrastrutture di cui parlavamo prima, parliamo di gigabit per tutti, 5G ovunque, raddoppiare la produzione di semiconduttori, conduttori, microchip, computer quantistici, e qui in Italia il sito scelto per il computer quantistico è Bologna. Per quanto riguarda la trasformazione digitale delle imprese, invece vediamo che c'è la necessità non solo di digitalizzare le piccole e medie imprese, ma anche di raddoppiare le cosiddette società unicorno, cioè quelle società che hanno un valore di mercato di oltre 1 miliardo. Per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi pubblici, vediamo 100% entro il 2030 di servizi fondamentali digitalizzati, quindi identità digitale e fascicolo sanitario digitale per tutti quanti. Qui possiamo vedere un grafico presente all'interno della comunicazione del 2021, quindi della bussola digitale 2030, che mostra gli obiettivi da raggiungere entro la fine di questo decennio e ovviamente lo stato di avanzamento, questa è una media europea. Come vedete qui dalla media finale, almeno al 2021 eravamo a meno della metà. Questo ci fa capire che da un certo punto di vista c'è un certo margine per intervenire, e anche se non proprio per invertire la rotta, quantomeno per modificarla e indirizzarla verso gli obiettivi più vicini alle esigenze e alla sicurezza della popolazione stessa. Attualmente è possibile visionare i livelli di digitalizzazione degli Stati e la media europea conclusiva attraverso degli indicatori che ha messo a disposizione l'Unione Europea, che vanno sotto l'acronimo di DESI. Cosa succede dopo la pubblicazione quindi della comunicazione bussola digitale 2030? Nascono anche in questo caso alcuni progetti, vediamo il progetto per le piccole e medie imprese, Small and Medium Enterprise, volto alla loro digitalizzazione, vediamo il Digital Education Action Plan 2027, volto a sostenere l'adeguamento dei servizi di istruzione all'era digitale, e quindi infatti si parla oggi di istruzione 4.0, viene rinnovato il programma Horizon fino al 2027, che insieme al programma Digital Europe, in alto sulla destra, si occupa di finanziare il settore della ricerca e dell'innovazione e anche ovviamente a diffondere nuove tecnologie
con ben 95,5 miliardi e in fondo gli ultimi due riguardano uno la revisione del regolamento EIDAS, che poi Maurizio approfondirà, che diciamo ci attendiamo che poi sarà conclusa entro il 2023-2024, e poi nel 2025 ci attendiamo il regolamento sulle valute digitali, le Central Bank Digital Currency. Non scendo quindi nella definizione del nuovo portafoglio digitale europeo che deriverà dalla revisione del regolamento EIDAS, io voglio solo mostrare fin dove si pensa che questo nuovo portafoglio digitale dovrà essere utilizzato. Vedete quindi che oltre agli stati dell'Unione Europea abbiamo anche l'Inghilterra, nonostante tutte le chiacchiere sulla Brexit, nonché abbiamo anche l'Ucraina. E questo vi fa capire l'importanza strategica di questo paese. Dall'Europa scendiamo nuovamente in Italia per chiederci cosa è accaduto dopo il 2020. Vediamo che dopo il 2020 c'è stata un'armonizzazione dei vari sistemi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, dopodiché è entrata in vigore anche la nuova CIE, la nuova carta d'identità elettronica. La carta d'identità elettronica 3.0 è una carta d'identità elettronica che è a tutti gli effetti le stesse funzionalità dello SPID. Qual è la differenza però? La differenza è che mentre lo SPID, abbiamo detto, è gestito da privati su concessione dell'AGID, quindi da Poste Italiane, da Aruba o da altri privati, il CIE è gestito interamente dal governo italiano, dal Ministero degli Interni, che ha fatto anche una apposita app CIE ID. Quindi se in questo periodo avete sentito la volontà del governo Meloni di eliminare lo SPID, questo è perché si cerca di far sì che tutte le identità digitali vadano a confluire in un sistema gestito dal governo, magari anche per poi favorire la possibilità di portarle all'interno dell'Unione Europea, della Commissione Europea, con il portafoglio digitale europeo. Poi un piccolo focus sull'app IO, perché molti non comprendono la differenza magari tra SPID e app IO. L'app IO è semplicemente un'app che racchiude al suo interno tutti i servizi pubblici che sono già stati digitalizzati, quindi elimina qualsiasi intermediazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione, compreso il sito della pubblica amministrazione, perché tutto quanto a portata di mano sul proprio cellulare. Concludo, perché abbiamo detto appunto qui nel 2019 c'è stato il primo convegno sul 5G che ha garantito di iniziare a parlare del problema prima ancora che questo problema arrivasse sotto gli occhi di tutti. Quindi fin quando non anticiperemo l'agenda del nemico studiandola, comprendendola, diffondendola prima che essa diventa un problema impellente, ovviamente saremo sempre destinati a soccombere. Quindi arrivati in questo momento dobbiamo ragionare dal mio punto di vista come strateghi per capire quali sono le priorità d'azione per ritornare a essere sovrani dal digitale e del digitale.